siamo all'impianto di potabilizzazione di Prato, impianto che riceve e potabilizza l'acqua proveniente dal lago del Brugneto, dalla diga del Brugneto, impianto importantissimo perché serve buona parte della città di Genova e i comuni fino a Camogli, quindi i comuni della zona costiera del Levante. Annesso all'impianto di potabilizzazione del Brugneto c'è anche un ulteriore impianto del Civico che invece potabilizza l'acqua del Bisagno che viene distribuita con un'altra rete di distribuzione al centro città. Oggi ho imparato un sacco di cose belle, ho visto tutto l'impianto come funzionava e credevo che fosse meno complesso. E è meglio bere l'acqua del rubinetto perché è più buona e è più controllata di quella in bottiglietta. Oggi siamo qua con Eduirene come servizio idrico integrato di Città Metropolitana per fare una visita a questo potabilizzatore di Prato. Il nostro impegno è quello di sensibilizzare sull'importanza della risorsa dell'acqua, in particolare coinvolgendo appunto le scuole di Genova e del territorio della Città Metropolitana. Quindi abbiamo istituito, per celebrare appunto la Giornata Mondiale dell'Acqua, il titolo di ambasciatore dell'acqua, perché proprio vogliamo dare un riconoscimento specifico alle scuole che si impegnano in progetti di educazione ambientale con un'attenzione dedicata particolarmente al tema dell'acqua. Mi immaginavo che fosse complessa, però non mi immaginavo come era strutturata. Vedere come si pulivano le vasche e quando la sabbia saliva su per poi essere tolta tutta la sporcizia. Irene è particolarmente attenta al tema della sostenibilità, della transizione ecologica, in particolare alla gestione sostenibile delle risorse idriche e al consumo consapevole dell'acqua. Abbiamo avviato una collaborazione con l'Istituto Eugenia Ravasco, coinvolgendo tutte le classi dell'Istituto che hanno lavorato sull'acqua. Abbiamo offerto loro dei laboratori in classe, sono venuti a visitare i nostri impianti, e in particolare l'impianto di potabilizzazione di Prato. Tutte le classi della scuola lavoreranno a diversi progetti in cui offriranno una restituzione a seguito di una riflessione sull'importanza di questa risorsa. Siamo entrati nella stanza del modellino, dove c'è il modellino plastico, e il signore ci ha spiegato come funziona il percorso dell'acqua. Mi è piaciuto il discorso e mi è piaciuto anche come ha integrato il percorso dell'acqua. Cercare di far sempre degli sforzi in più per bere l'acqua del rubinetto, perché comunque è molto buona, quasi più, forse più buona di quella delle bottiglie.